Notizie scorrono lungo le pagine di questo bel giornale. Ma quant'è che legge questo giornale? Non lo so, ma è l'unico che c'ho. Sì, ho capito, ma lo sa a memoria. Lo sa a memoria, ma così mi ricordo la data di partenza. L'Apollo 2 è partita alle 6:42 del giorno... Che segno sei? Capricorno, dai, lo sai. Capricorno. Sì, è il primo a destra, eh? Capricorno, il lavoro potrebbe, se hai lavoro potrebbe andare, se non hai lavoro lo puoi trovare, se lo perdi lo puoi cercare, comunque c'hai da fare per l'anno che verrà. Salute, lascia perdere, copriti, è luglio, vabbè, comunque. Amore, ai ai ai, l'amore inizialmente lei ti potrebbe dire ma sono un po' così, ma perché le cose non vanno come dovrebbero e perché non allarghiamo la casa e srotoliamo questo tappeto perché ci ha messo la colla, è un tubo, o ce lo fumiamo. Perché l'amore quando è primavera, lo sai che i bollenti spiriti dell'amore e lei la vedi che scalpita, allora tu tornando al lavoro stanco prima e dopo la doccia dagli un'occhiata, vuol dire anche mentre durante la doccia, tra l'acqua della doccia te la metti oltre la doccia, fai scendere l'acqua e tra le acque delle docce ci parli, la guardi con dire oh ma capito, e lascia un po' il tempo che, capito? Lascia un po', slaccialo quel reggiseno, che slacciatelo come una fionda, che io sarò il... Ma dici funziona? Ma stavo leggendo la memoria, signor Di Stefano, perché non mi sono distratto, stavo leggendo? No, ma Dio, il fatto di lei funziona, se... Ci vuole una doccia, il bagno deve essere lungo, perché non può essere troppo vicino, ci vuole un roscio d'acqua forte, e in quegli interstizi di gocce, la guardi, non la guardi, c'è l'occhio lì, fai l'occhio un po' arpino, e lei capisce, intuisce dal punto di vista animale, perché non è che tu gli spieghi, capito, non ci siamo conosciuti perché era tua mamma, no, è proprio, sono due animali che... Cioè, qui, animale, vai animale, Senti, ma vuoi un aiuto tecnico per quanto riguarda questa voglia tua di abbronzamento? Abbronzitudine? Dimmi. Io il casco me lo leverei. Perché? Perché ti rimane il segno. Ah, già, il segno. Ah, lo vedi? Già meglio. Certo, questa luce è strana, eh. Eh sì, sto prendendo il sole dell'alba boreale di Sirione. Il Sirione c'ha il sole, no? Due ce n'ha. C'ha due lune. A luna c'ha la luna. Alle due c'ha il sole. No, per favore, dai, veramente. Non... A luna c'ha la luna. Cosa fa? Le risate finte ora sotto? Ma non ridere! Ma io non. No, questa è brutta. Ho capito, ma cioè, non è che siamo lì e ora c'è le risate finte come. Sembra dal barbiere, sai?
Certo, certo, Boia, è la squadra un va, Madonna, ma poi anche il pubblico non la sente più, vanno a fine primo tempo tutti al bar a pigliare caffè. Sì. E quanto dura il caffè? Non lo guarda mio al secondo tempo. E poi vanno avanti, arrivano alla fine. Poi esci prima per il parcheggio, no. Uscita. Allo stadio, quante uscite c'è? Uscita. Ma secondo te mi devo mettere anche la crema? Purtroppo la crema non l'ho presa. C'ho Brill per le scarpe. È un trossilio che ti brucia, soprattutto sulla basetta brucia. Ma secondo te nel pomeriggio un teino ce lo facciamo? L'ha portato il tè? Beh, sì. L'ha portato? Una bustina. Ha una bustina sola quel tè? Biscotti non ci sono. Biscotti non ci sono, no. Ho portato 80 sacchi di lettiera per i gatti. Mi dici che cazzo ci facciamo la lettiera? Ecco, ma quella è la zavorra, ti ho detto la zavorra per risparmiare si è preso la lettiera per i gatti, però bisognerà mollare un paio di zavorre ora, perché ti si faccio sta... una domanda, ma se io apro il deflettore, perché l'Apollo 2 lo sa che c'ha il deflettore. Mi fa da lettore, mi devia la traiettoria? Prova. Apri sì? Certo, l'Apollo 2 col deflettore, come la 127, che schifo. Ma dove l'hai preso l'Apollo? L'ho preso adesso. Ma telefonami, no? Ho capito, non c'eri, eri alla comunione.